Ciao ragazze, bentornati sul canale. Se sono vestita come lo scorso video Tupperware è normale perché li sto girando tutti in un giorno, ma ve li caricherò saltuariamente, appunto. Oggi faccio un altro video Tupperware, sempre in collaborazione con la mia amica Simona Jaxi. Vi lascio giù nell'info box il link al suo canale, il link del video in collaborazione con questo. Vi lascio tutto giù nell'info box, basta cliccare il link. E niente, iniziamo subito. Oggi vi faccio vedere un prodotto diverso, nel senso, se andate a vedere il video della mia amica Simona Jaxi, mi raccomando, andatela a vedere e iscrivetevi al suo canale. Lei farà vedere dei prodottini sfiziosissimi che ha preso in edizione limitata. Io invece vi faccio vedere questo. Questo qui è un set, si chiama Magnifico Set Frigo. È un set di 7 contenitori. Vi arriva appunto in questo scatolo. Aspettate che volevo trovarvelo sul catalogo per dirvi il prezzo pieno. Aspettate un attimo perché non so neanche se c'è più nel catalogo. Aspettate. Perché forse l'hanno tolto. Non mi vorrei sbagliare, ma se non ricordo male, appunto, non c'è. Ma sul catalogo costava all'incirca sulle 70 euro, una cosa del genere. Forse dovrei andare a guardare nel catalogo vecchio, perché in questo nuovo non c'è più. Non c'è più. Non c'è, ragazzi. L'avranno tolto, comunque era all'incirca sulle 70 euro. Io l'ho preso con una promozione che praticamente acquistando, c'era una promozione acquistando mi sembra 15-20 euro dal catalogo, se non mi sbagliare 20 euro, non mi ricordo, acquistando appunto questi soldi da quel catalogo si poteva avere questo set a 30 euro o 35. Giù di lì e giustamente ne ho approfittato perché lo miravo già da tanto tanto tempo, però non lo acquistavo mai perché appunto 70 euro era un pochino esagerato come prezzo e non ce li spendevo tutti questi soldi per 7 contenitori. Giustamente appena ho visto la promozione l'ho presa subito, non me la sono fatta sfuggire. Appunto, questo set frigo vi arriva in questo scatolo, sono tutti contenitori appunto pensati per il frigo, per conservare i prodotti nel frigo. La cosa davvero davvero carina è che i tappi sono tutti di colori differenti e questa cosa mi fa letteralmente impazzire. Vanno da questo verde giallo, verde acido, una cosa del genere, e poi abbiamo questo glicine acceso, questo verde acqua, poi abbiamo questo lilla e poi abbiamo questo azzurro, quest'altro verde acqua e quest'altro lilla che, come vedete, messi dentro il frigo sembreranno davvero davvero belli. Quindi vi faccio appunto vedere il tutto. Allora, non l'avevo ancora toccato, ero in tonsi perché aspettavo il video. Allora, iniziamo da quello più grande. Iniziamo da quello più grande. Gioia, dimmi. Devi fare pipì? Aspettate un attimo. Ok ragazzi, scusate per mio figlio la pipì, ma purtroppo sono cose da mamma. Ok, iniziamo con quello più grande. Questo più grande è da 2 litri,
Al solito abbiamo sotto la scritta Tupperware con la scritta 2 litri e poi è tutto opaco, la solita striscetta lucida per vedere cosa contiene all'interno, dentro tutto lucido e in confronto alla mia mano vedete quanto è grande. E questo qui va il sigillo, se riesco. Ok, ma il sigillo verde con la solita scritta Tupperware qui e stavolta la linguetta è in questo modo. Poi andiamo avanti, abbiamo quest'altro, questo è da 1,5 litri, sempre al solito opaco, la striscia qui lucida per vedere cosa contiene all'interno, dentro il lucido, sotto la scritta Tupperware con 2 litri, no, 1,5 litri, e questa è la differenza tra uno e l'altro, vedete che è leggermente più basso. E qui va il tappo fucsia, se non mi sbaglio, sì che li potete cambiare comunque. Non è che c'è un ordine, c'è solo quelli più piccoli vanno in quelli più piccoli, ma questi qui, che sono tre con la stessa circonferenza, li potete mettere. Ad esempio, questo qui mi sembra troppo preciso. Vediamo se è l'altro. Vediamo se è questo di qua. Infatti, questo qui è di qua. Questo. In questo modo. La luce diventa gialla con questo verde acqua. Va benissimo. Poi ne abbiamo un altro. Abbiamo questo qui basso, un po' da piatto, ed è da 1 litro. Al solito sotto tappo era 1 litro la fascia per vedere cosa contiene all'interno. Questa è la differenza tra quello da 1,5 litri e da 1 litro. E questa è la differenza tra quello da 2 litri e quello da 1 litro. E qui andiamo a mettere il tappo questo. Vediamo se è di qua. Sì. Questo è di qua. Nell'altro ci stava troppo preciso. Ed è in questo modo, forse dalla fotocamera vi sembra un po' più lillo, un po' più spento, invece un pochino più acceso. Poi andiamo avanti, vi faccio vedere questo qua che è da 600 ml e questo qui da 600 ml è la misura come quella del set ciotole multiple, se non mi sbaglio, e questo qui ha il coperchio lilla, invece quello di prima era fucsia. Forse se ve li metto a confronto si vede il colore. E questo è da 1 litro, questo è da mezzo litro. Allora, li sto impilando tutti in modo tale da farveli vedere dopo, tutti impilati, che sembrano davvero davvero carini. Poi stiamo finendo, ci mancano gli ultimi tre, ecco, già uno si è sacrificato. Allora, questo è da 300 ml, sempre la misura come quello delle ciotole multiple, quindi se avete intenzione di prendere le ciotole multiple sapete che questa è la misura del 300 ml, questa qua, aspettate che lo chiudo bene, ok, questa qua è la misura del 300 ml, invece questa è del 600 ml, vedete che sono carini? Ok,
E finora avevamo tutta la linguetta piena. Adesso iniziamo questo. Aspettate un attimo. Ok. Questo mettiamo questo coperchio qui, questo. Quanti ml? Non c'è scritto quanti ml. Ragazzi, vediamo questo piccolino. Non c'è scritto. Ma penso che sia se questo è 300, sarà un 100 ml. Un 100, sì. Penso un 100, 150. Questo qui. Ed è basso in confronto a quello da 300. E la linguetta è in questo modo perché questi sono i sigilli che vanno ad incastrarsi nel portasigilli, che è un'altra cosa che devo comprare. E poi arriviamo all'ultimo, che è la stessa misura di un baby grazioso, quindi basta andare a guardare gli ml dei baby graziosi dei bambini e vi rendete conto. E questo è l'altro, sempre con la linguettina così. E questa è la differenza con quello di prima. Ok, adesso ve li faccio vedere tutti impilati. Aspettate un attimo prima che li faccio vedere tutti a terra. Vediamo se cadono. E questi sono i contenitori tutti impilati. Sono davvero davvero carini. Poi questa cosa che tutti i coperchi sono di colori differenti è davvero davvero carina. E niente ragazze, questo era il magnifico set frigo. Peccato che non c'è in questo catalogo questo set. Spero che lo rimetteranno nel prossimo. Ti farò sapere appena mi arriva l'altro catalogo. E niente, io vi mando un bacio. Mi raccomando, passate da Simona, Jaxi, giù nell'info box il link. Sei diventato un cantante? Vi metto giù nell'info box il link della mia amica Simona Jaxi. Mi raccomando, andate sul suo canale, iscrivetevi e vedete i suoi video che è davvero davvero molto carino. E niente ragazzi, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!